Io sono felicissimo di essere qui, di calcare questo prestigioso palcoscenico insieme ai miei musicisti, tra l'altro per presentare un progetto al quale sono molto legato che si chiama We Play for Tips, noi suoniamo per le mance. È una continuazione di un progetto discografico che è uscito nel 2015. Ho estrapolato una serie di brani che fanno parte proprio del disco che si chiama 20 Cents per Note. E dico una continuazione perché gli ingredienti, diciamo, di questa musica, le caratteristiche principali sono lo swing, il blues e la creatività. Però ovviamente ho riadattato, riarrangiato questa musica per un organico molto più allargato, che è il nonetto. Soprattutto la mia intenzione era quella di ottenere un forte e robusto suono, molto simile a quello delle big band. Devo dire che mi diverto tantissimo a lavorare a questo tipo di progetti. Tra l'altro i musicisti sono veramente bravi, si è instaurato un grande proprio rapporto di amicizia, quindi si sta bene anche al di fuori del palcoscenico. E poi la musica è molto frizzante, vivace. C'è tutto il jazz che fondamentalmente piace a me, cioè quelle cose che mi hanno segnato lungo il mio percorso artistico e che adesso con questa musica vengono inevitabilmente fuori. C'è appunto l'improvvisazione, anche collettiva, intesa come proprio free jazz, una serie di tributi, uno tra questi per esempio quella Wynton Marsalis, che è un musicista di New Orleans che mi ha scoperto, che mi ha portato in qualche modo alla ribalta. C'è appunto un tributo a Louis Armstrong, il padre del jazz, anche lui di New Orleans. Quindi diciamo che questo progetto è molto importante perché ho tratto ispirazione da un'esperienza che ho fatto proprio nella patria del jazz quando avevo circa 15 anni. Sono stato a New Orleans per vivere a contatto con i musicisti del luogo, per fare tutto quello che fa comunemente un musicista di questa città così affascinante, ricca di energia, spettrale per alcuni punti di vista. E quindi ho suonato sui balconi, sono stato in giro con le marching band. Tutte queste cose, questi elementi emergono dalla musica che ho scritto. E tra l'altro è un, come dire, un work in progress, perché ci sono altri brani che ho scritto sempre pensando a questa esperienza. Ho già registrato un disco che si chiama appunto We Play for Tips, che è stato prodotto dalla mia etichetta discografica che si chiama E-flat, mi bemolle, da qui appunto il sassofono contralto, che è lo strumento che suono. E sono particolarmente contento perché lo abbiamo registrato al Vittoria Jazz Festival, che è il festival di cui io curo la direzione artistica giù a Vittoria, la mia città natale. Quindi questa è la prima, diciamo, e sono qui a Padova, sono molto felice di poter presentare questa musica in occasione di un festival così importante. Io nasco proprio come contraltista, però sono entrato a far parte di un'orchestra quando avevo 9 anni. Era molto importante essere polistrumentista perché c'era una serie di parti per sassofono, contralto e per flauto. Poi lo strumento ce l'avevo già a casa perché mio padre suonava il flauto e quindi è stato spontaneo, come dire, per me iscrivermi al conservatorio e poi diplomarmi in musica classica con il flauto. Anche, ripeto, per poter suonare in orchestra un altro strumento. Però diciamo che io nasco proprio come sassofonista, contralto. Questo strumento mi ha rapito, il suo suono. Lo considero proprio un prolungamento del mio corpo perché, come dire, le frequenze, le vibrazioni che questo strumento mi consente di generare mi aiutano ad esprimere la mia vera essenza attraverso le note. Ha iniziato veramente una carriera da enfant prodige. La domanda è impegnativo mantenere le premesse e continuare a dare promesse partendo da un fan prodigio? Le aspettative del pubblico sono sempre elevatissime, perché nel momento in cui ti presenti in maniera così esplosiva, poi mantenere quel target, diciamo, che richiede grande sforzo. Però allo stesso tempo ho sempre vissuto questo aspetto della mia vita con grande naturalezza e spontaneità. Per me la cosa più importante è fare musica e cercare di farla al massimo delle mie potenzialità. Quindi sono stato sempre molto serio riguardo a questa cosa. Insomma, spero di continuare in questo modo, perché per me la musica rappresenta una grande avventura. La parte creativa, il poter pensare a nuovi progetti, il fatto di avere a che fare con musicisti di tutto il mondo, poter fare esperienza, crescere, evolvermi da un punto di vista artistico musicale, mi dà veramente la possibilità, ecco, di fare musica ad alto livello. Qualcuno ha detto che i jazzisti suonano per se stessi e non per il pubblico. Per chi suona Francesco Caffiso? Intanto cerco di seguire il mio istinto,
di non andare in contrasto con quello che ho dentro, questo è fondamentale, ma allo stesso tempo credo che l'obiettivo di tutti sia quello di riuscire ad abbracciare una fetta di pubblico comunque vasta, altrimenti non avrebbe senso fare musica solo per noi stessi, quindi fare musica che mi rispecchia, che mi rappresenta e quindi avere una certa onestà nei confronti dell'arte, ma allo stesso tempo riuscire a trasmettere a un pubblico numeroso, perché no?